Alessio Cragno 6,5, non può nulla sui gol, bravissimo su Belotti in occasione della prima marcatura, sfortunato nella ribattuta. Filippo Romagna 6, prestazione difensiva senza sbavature per il giovane scuola Juve. E l'unico dei tre tro quasi esente dai colpi sui gol. Luca C e PPTELLI 4,5, sempre in difficoltà nel controllare Belotti, nel secondo tempo gli sfugge da tutte le parti. Leandro Castana 5, in perenne ritardo negli interventi. Ansaldi gli passa più volte sul gol che chiude il match. Pancrazio Paolo FARAGO 6, uno dei migliori del primo tempo, con tanti scatti e azioni interessanti sulla sua fascia di competenza. Nella ripresa cala e Ansaldi ne approfitta più volte. Alessandro Diol a 5, combina poco da mezzala destra, non va oltre a un paio di contrasti vinti a centrocampo. Clamoroso erroraccio da due passi ad inizio partita. Dal 62esimo minuto Damir Cetr 5, non punge mai, invisibile. Nicolò Barella 6,5, come la volta scorsa, è uno dei migliori della squadra sarda. Anche oggi è bravo in mezzo al campo, cerca sempre di smistare i palloni e a verticalizzare il più velocemente possibile per gli attaccanti. Dall'88 minuti Daniele De Sena SV. Simone Paduin 5,5, ha il merito di fermare più volte De Silvestri e di essere il giocatore più pericoloso dei padroni di casa nel primo tempo. L'occasione però era da sfruttare al meglio. Scompare totalmente nella ripresa. Senna MIANGUE 5, tiene Iago Falche il più possibile e riesce nel suo scopo nella prima frazione. Nella ripresa gli passa da tutte le parti e il toro dilaga. Troppi cross sbagliati. Marco Sau 5, cerca di spaziare lungo tutta la zona offensiva, ma punge poco là davanti, come tutta la sua squadra nel primo tempo. Ha comunque pochi palloni per rendersi utile e farsi vedere. Dal 71esimo minuto K. Wang Song An 5, entra ma non si vede mai, anche perché la partita è praticamente chiusa. Leonardo Pavolti 6, uno dei pochi a correre e combattere, sia nel primo tempo che nella ripresa. Utilissimo nel far salire la squadra, bravo a mettere pressione in più occasioni alla retroguardia ospite. All. Punto. 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 Diego Lopez 5, il Cagliari dura solo un'ora, poi crolla miseramente senza combattere. Fortunato che in classifica è ancora saldamente salvo. Iago Falche Torino Carpi Coppa Italia 2017-2018. La presse uguale Torino uguale Salvatore Sirigu 7, bene nelle uscite basse, un po' insicuro in quelle alte. Salva i suoi nel primo tempo con un intervento da assoluto campione su Paduin, Nicolan Kouelou 4,5, malissimo, sempre in ritardo, disordinato, fa più danni che cose positive. Spesso sono i compagni di reparto a salvarlo, altre volte è Sirigu. Esce per un problema fisico. Meglio per Mazzarri, dal 46esimo minuto Kevin Bonifazi 6, debutta in Serie A e non crea nessun danno nella retroguardia ospite, meglio sicuramente di Nulu. Buono in tutte le chiusure. Emiliano Moretti 5,5, diversi errori in difesa, fortunato che le sbavature non incidano sul match. Nicolà Burdisso 6,5, solito perno della difesa, stavolta a 3, utile anche in zona offensiva sulle palle inattive. Lorenzo De Silvestri 5, uno dei più negativi del Torino, dovrebbe spingere e farsi vedere moltissimo sulla destra, non riesce mai a sfondare. Thomas Rincon 5,5, non porta grande sostanza in mezzo al campo, fatica a far sentire i suoi muscoli per larga parte dell'incontro. Afrilia qua 5,5, con questo modulo diventa un interno destro e oggi non ne è all'altezza. Non riesce né ad impostare né ad aiutare in difesa. Dal 53esimo minuto Adem Ljajic 7, grazie a lui e al cambio di modulo, il Torino cambia e va a vincere la partita. Grazie alla sua classe dà tranquillità all'attacco granata, accende la luce in avanti.
Cristian Ansaldi 6,5, sbaglia diverse cose nel primo tempo, cambia marcia nella ripresa, trovando anche un gol di pregevolissima fattura. Daniele Baselli, 5,5, la media di un primo tempo assolutamente insufficiente e una ripresa da 6 pieno. L'errore nei primi minuti di gioco, quando sbaglia a porta vuota, è qualcosa di clamoroso. Sale di colpi nel secondo tempo. Iago Falche 7, quando si allarga in fascia nella ripresa.